Con l'esito del voto ormai chiaro, la divisione tra vincitori e perdenti alle ultime elezioni sembra meno netta di quanto ci si aspettava. La vittoria schiacciante della coalizione di centrodestra, annunciata da tempo nei sondaggi, non fa passare inosservato il crollo elettorale della Lega di Matteo Salvini, che alle elezioni europee del 2019 era il primo partito con il 34% dei voti. Dopo poco più di 3 anni da quel risultato, il Carroccio fatica a raggiungere il 9% a causa dell'emorragia di voti che ha spostato i suoi elettori verso il partito di Giorgia Meloni. Il costante crollo dei consensi potrebbe gettare Salvini nella bufera e non si esclude che i vertici delle diverse correnti interne al partito possano pretendere un cambio di guardia. Chi consolida la sua base elettorale è Silvio Berlusconi. La nuova base di Forza Italia stabile all'8% potrebbe rafforzare il peso della destra moderata all'interno di un possibile governo trainato da Meloni. Esulta il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, il terzo partito più votato a livello nazionale con il 15%, a solo 4 punti percentuali di distanza dal Partito Democratico. Ci avevano dato per morti. L'ex primo ministro ha fatto incetta di consensi al sud, grazie anche alla popolarità di alcune misure approvate quando l'avvocato del popolo era al governo, reddito di cittadinanza in primis. In molti si chiedono cosa ne sarà dell'anima anti-establishment creata dal fondatore del movimento Beppe Grillo, ora che Conte ha dato un volto più moderato ai pentastellati. Si apre un momento di discussione interna al Partito Democratico, che non ha superato il 20% delle intenzioni di voto come invece ci si aspettava. I vertici del partito parlano di un giorno triste per il paese a causa della vittoria della destra, ma la situazione all'interno del partito non è meno drammatica. Grazie.